Ok. Ok, veramente ottima. Allora, buonasera nuovamente a tutti. Grazie, grazie a Donatello Viggiano. Come ha ricordato lui, il nostro progetto, che sono molto lieto di presentare, è un progetto che si chiama SEARCH e nasce da un'iniziativa nata dalla nostra università telematica, la IUL, insieme ad altri sei partner europei. Questo progetto, finanziato appunto, come ha ricordato Donatello, dalla Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus. Ringrazio tutti per la disponibilità, soprattutto i relatori, i partecipanti, tutti coloro che stanno seguendo la diretta sui nostri canali, e vi dico che questo progetto per noi è molto, molto interessante e soprattutto è il compimento di tutto un percorso che stiamo facendo nel mondo dello sport. Progetto che lo illustrerà Valerio Giangrande, e questo progetto sostanzialmente comunque mira a diffondere, a promuovere la pratica sportiva ed ottenere quindi un impatto positivo sul benessere e sull'inclusione per la piena cittadinanza dei giovani. L'obiettivo di questo progetto è non solo di fornire ai ragazzi, ma anche agli insegnanti, tutta una serie di strumenti e di modelli per far crescere la consapevolezza nei comportamenti quotidiani e quindi far comprendere quanto sia importante dedicare tempo e attenzione al benessere psicofisico, più in generale alla salute. Quindi non si tratta di dare semplicemente più spazio all'attività motoria, ma di intervenire in modo sistemico nella diffusione di una cultura che abbracci lo sport, ma in tutti i suoi valori. L'idea è che tutto ciò avrà un riscontro nel lungo periodo, dal punto di vista economico, sotto forma di risparmio della spesa pubblica e sul sistema nazionale, sanitario nazionale. Per essere efficace, io credo che questa è una tematica che va affrontata sin dalla giovane età, partendo dalla scuola e creando un ponte reale tra scuola e sport. Con questo obiettivo l'Ateneo si è mosso verso una progettazione articolata, insieme col partner europei, certi di poter dare un contributo qualificato al settore sportivo. Negli ultimi anni, infatti, la IUL ha portato avanti iniziative a livello nazionale con le principali istituzioni e soprattutto insieme ad enti legati al mondo dello sport. Cito brevemente alcune iniziative che stiamo svolgendo. C'è il supporto che stiamo dando su input del Ministero dell'Istruzione agli studenti atleti di alto livello e ai loro insegnanti, per far sì che attraverso metodologie didattiche innovative siano resi disponibili tutti i vari tool a disposizione di tutti, grazie all'esperienza della IUL. Queste soluzioni hanno permesso ai docenti e ai ragazzi, prevalentemente delle scuole superiori, di portare avanti il programma di studio in modo flessibile e personalizzato. Hanno anche fatto sì che i ragazzi non si trovassero nella condizione di dover scegliere tra continuare la pratica sportiva ad alti livelli o mantenere l'impegno scolastico. Questo è uno dei più grandi problemi sempre che viene chiesto al ragazzo: che vuoi fare? Devi decidere, vuoi studiare o vuoi fare sport? Ecco, questo è un problema grande che stiamo cercando di ovviare. Oltre a questo progetto, 2 anni fa abbiamo attivato il corso di laurea triennale Scienze Motorie. Questo corso è caratterizzato da una forte componente legata al management e all'imprenditorialità nel mondo dello sport. Noi abbiamo fatto un'analisi degli iscritti a questo corso di laurea e ci siamo resi conto che, oltre a una buona quota di neodiplomati, di giovani, molti studenti hanno oltre 30 anni, praticano o hanno praticato sport a buoni livelli e vorrebbero investire su questo corso per poter costruire, al termine della loro carriera, un futuro professionale in ambito sportivo con competenze solide e con una preparazione accademica. Noi abbiamo fatto anche altri, abbiamo partecipato ad altre esperienze, ne cito qualcuna: è il progetto Sport e Scuola, i corsi per i dirigenti sportivi in collaborazione con la Lega, la LNP, la Lega di Serie A2 e di Serie B, i master sul management dello sport e di impiantistica sportiva, la collaborazione con il Basket Roma e il suo settore giovanile, la partecipazione al progetto DOPOF sulla disabilità fisica, che è un progetto di ricerca e formazione sul fenomeno del doping,
promosso dal Ministero della Salute e molti altri progetti ancora. Ora, l'impatto di queste iniziative che abbiamo avviato hanno una rilevanza non solo a livello individuale, ma anche a livello culturale e sociale, per i vantaggi, offrendo dei vantaggi sull'intero sistema dello sport. Soprattutto in questo momento storico, dopo un anno di sacrifici che tutti abbiamo sopportato, con molte limitazioni che il lockdown ha portato nella vita quotidiana e nella pratica di alcuni sport, tuttora limitazioni che vengono tuttora. Il progetto SERCH vuole ridare la giusta centralità all'attività fisica e sportiva come elemento alla base del benessere della persona, soprattutto come occasione per il recupero, speriamo non troppo in là nel tempo, di una socialità di cui abbiamo davvero bisogno. Quindi non prendo altro tempo, vi lascio agli interventi e vi auguro una buona serata e lascio la parola a Valerio Giangrande. Io ringrazio il presidente della IUL Flaminio Galli. Donatello, sono andato io in autonomia senza passare da te. Fatto benissimo. Perfetto. Racconto brevemente anche io qual è l'idea dietro al progetto SERCH e come poi si svilupperà, quindi tutto il project design, tutte le fasi del progetto. Sarò anche io breve, lascerò la parola ai relatori e a te per tutta la discussione. L'aspetto principale del progetto SERCH è quello di generare un intervento concreto. Gli aspetti sono, gli obiettivi, gli aspetti sono fondamentalmente tre. Il primo è quello della valorizzazione dell'attività educativa dello sport, quindi la formazione dei ragazzi, dal punto di vista dell'allenamento fisico, ma anche dal punto di vista dell'attitudine all'apprendimento, quindi il sapere, il saper fare, il saper essere. E dall'altra parte, tutto il discorso legato a incoraggiare la pratica sportiva per riuscire nel medio e lungo periodo a riuscire a controllare i costi sanitari del Servizio Sanitario Nazionale. Quando precedentemente dicevo appunto di un intervento concreto, mi riferivo anche a questo. L'inattività fisica. La sedentarietà è un problema molto importante. Negli ultimi studi, negli ultimi report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, viene visto come appunto un problema concreto. Comporta malattie cardiovascolari, comporta la possibilità di ictus, tumore al seno, tumore al colon e diabete di tipo 2. Basti pensare che con dei livelli di pratica agonistica possono essere evitate 25.000 malattie e con dei livelli di pratica diciamo, moderata, diciamo, saltuaria, ma costante, possono essere evitate 26.000 malattie. Tutto questo però può essere anche misurato e quantificato e il risultato è 1,23 miliardi. Quindi, per essere concreti, visto che di solito quando si parla di sport i numeri sono sempre un po' così fantasiosi, in questo caso nel medio e lungo periodo determinati comportamenti comportano appunto un risparmio sulla spesa pubblica. C'è anche tutto il discorso legato all'indotto economico, basti pensare che prima chiaramente della pandemia del Covid, lo sport è un'industria che genera nel nostro paese il 2% del PIL, sono circa 36 miliardi di euro ogni anno, tutto il discorso legato agli eventi, alle sponsorizzazioni e anche alle professioni, come diceva giustamente il Presidente, tutto il management, tutti i dirigenti, tutti gli allenatori che vogliono lavorare o lavoreranno nel mondo dello sport e non solo. Contemporaneamente l'ultimo obiettivo, l'ultimo aspetto importante del progetto SERCH è sicuramente quello della trasformazione delle città, degli spazi aperti. Quindi è sicuramente una sfida quella di riuscire a appropriarsi dell'ambiente circostanze, riuscire a portare i ragazzi e le famiglie sempre più a utilizzare degli spazi condivisi all'aperto. È sicuramente un altro punto importante. Vado nello specifico, sempre per essere breve, come dicevo precedentemente, vado nello specifico sulle fasi del progetto. Lo spiego rapidamente.
L'obiettivo principale è quello di riuscire a generare un network, di riuscire a generare anche un piccolo consorzio, chiamiamolo così, tra tutte le scuole che vogliono partecipare, tra tutte le associazioni sportive, le società sportive, i ragazzi, i docenti, gli allenatori, i tutor sportivi, riuscire durante quest'anno a generare quanti più contenuti possibili. Quindi non solo il discorso della formazione che adesso vi andrò a spiegare, ma anche far partire delle giornate di orientamento, produrre materiale, come dicevo, giornate formative, degli studi di caso, riuscire a accompagnare quest'anno con quanto più materiale possibile, con quante più informazioni, formazione e appunto, come dicevo, giornate di orientamento. Chiaramente il nucleo, il centro di tutto questo sarà il portale searchproject.eu, è già online, è già in linea, ci sarà tutta la parte legata alla formazione con i box legati appunto alla formazione per i ragazzi e per gli adulti, e contemporaneamente ci sarà la parte del magazine, la parte delle news, e, come dicevo, in cui caricheremo tutte le nostre informazioni e il materiale. Il progetto Search, le fasi del progetto Search sono le seguenti: da gennaio a febbraio, quindi da fine gennaio, da adesso, diciamo che già da domani sarà possibile farlo per tutti i ragazzi, potranno accedere nel portale Search e nel box test, student test, potranno realizzare un test di circa 40 domande in cui andremo a capire quali sono i livelli di conoscenza su questi temi, sul tema della salute, del benessere, del minimo di attività fisica che devono svolgere durante la giornata, di quali sono i comportamenti anche magari dei loro familiari, dei genitori. Alla fine del test, i ragazzi riceveranno due tipi di formazione. La prima formazione è quella attraverso un'applicazione, un'app, uno spin-off della facoltà di ingegneria di Atene, GUNET, sta realizzando un'app che sarà a disposizione di tutti i ragazzi potranno scaricarla, è un'app simile a quelle per imparare le lingue, quindi con degli obiettivi. Chiaramente gli alert sono legati al discorso dell'attività fisica, al discorso dell'alimentazione, al discorso delle informazioni, avranno, come dicevo, degli obiettivi da raggiungere e solo dopo un determinato punteggio potranno raggiungere il livello successivo. L'altro tipo di formazione sarà una formazione a cascata, perché formeremo i docenti, formeremo i tutor sportivi, formeremo tutti gli adulti, tutte le persone che vorranno partecipare al progetto, e poi chiaramente a cascata ne parleranno con i ragazzi, ci saranno delle giornate formative, come dicevo in passato. Per i docenti verrà fatta una formazione in e-learning. L'accesso è sempre dal portale searchproject.eu, e-learning course, quindi basterà richiedere all'indirizzo mail con il quale abbiamo comunicato in questi giorni le credenziali, verranno inviate le credenziali e verrà fatta questo percorso in cinque moduli formativi, cinque moduli in e-learning. Gli argomenti sono quelli di cui ha parlato il presidente prima, quelli di cui ho parlato anch'io, quelli di cui parleranno dopo Donatello con i relatori, con gli ospiti, chiaramente il discorso pedagogico, il discorso educativo legato allo sport, il discorso sociale, il discorso legato al benessere e il controllo dei costi sanitari, un discorso legato all'indotto economico e un modulo sulle Smart Sport Cities. Non c'è solo questo, ci sono anche altre attività, come dicevo precedentemente, quindi orientamento, incontri, studi di caso. Sarà un anno sicuramente intenso e interessante. Ultima parte a dicembre 2021, quindi tra un anno, alla fine delle formazioni, i ragazzi rifaranno il test, rientreranno nella piattaforma sempre all'interno del portale, rifaranno il test e vedremo se questo intervento concreto che abbiamo previsto
comporta determinati risultati se dà i suoi frutti. Alla fine di tutto quanto ci sarà un handbook finale, quindi un report finale in cui racconteremo tutto il progetto, racconteremo tutti gli amici che hanno partecipato, tutti i partner europei che sono stati insieme a noi, i risultati come ha detto, e vedremo poi che sviluppi futuri potrà prendere questo tipo di sperimentazione. Non ti rubo altro tempo, Donatello, non rubo altro tempo ai relatori. Dico a tutti quanti di contattarci su searchproject@uline.it, Uline o Uline, la stessa cosa. Il nostro staff vi risponderà, vi darà tutte le informazioni per partecipare alla sperimentazione. Vi chiederemo anche un feedback su questo evento e cercheremo di capire come interagire il più sicuramente nel modo più proficuo possibile. Lascio a te la parola, Donatello. Ringrazio tutti quanti i relatori, lo faccio in modo preventivo e un grazie a tutti quanti. Grazie a te Valerio, passiamo direttamente al prossimo ospite, torna a trovarci un paio di giorni dopo un interessante intervento all'interno della presentazione del Master in Management delle Infrastrutture Sportive, il dottor Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana Atletica Leggera, particolarmente attento, sensibile a temi quali la tecnologia, la riqualificazione di ambienti cittadini all'interno di una disciplina, della disciplina credo per eccellenza, che viene praticata all'aperto. Buonasera, dottor Pagliaro. Buonasera, e buonasera. Chiedo innanzitutto scusa se dopo l'intervento devo scappare, ma abbiamo l'assemblea elettiva domenica e quindi siamo, diciamo, sotto pressione dal punto di vista proprio organizzativo. Quindi grazie innanzitutto per avermi invitato e grazie specialmente perché, insomma, stamattina studiavo un attimino, ho trovato qualche minuto per leggere il vostro progetto ed è particolarmente in linea il search con quello che noi stiamo cercando di dire da un po' di tempo, insomma, con diciamo, lo studio delle Sport City e in particolare con la Fondazione Sport City che nascerà ufficialmente il giorno 8 di febbraio. In realtà due i temi, li dico velocemente, sono in realtà proprio quelli che avete già, che Valerio ha detto alla grande, quindi mi sembra che il progetto vada nella direzione moderna, giusta, quella che anche gli studi, ne lanceremo uno nei prossimi giorni, di Piepoli, magari ora do un paio di anticipazioni, fanno capire. I due grandi alleati dello sport in questo momento sono in realtà le città e la tecnologia. Quindi la cosa che è successa, incredibile, in realtà nella pandemia, ma era una situazione che era già partita prima, il vento che non si ferma con le mani in qualche modo e che era in linea con quello che accade in moltissime città, diciamo, midole europee, ma insomma negli Stati Uniti e altro, e il fatto che in qualche modo a poco la gente ha sentito da un lato il bisogno di creare una comunità attorno al concetto di benessere, di star bene, e da questo punto di vista la tecnologia è un grande alleato. Leggevo dell'app che voi avete ipotizzato, della possibilità di fare da un lato comunità, ma dall'altra anche dare dei servizi utili che diano il senso appunto legato al concetto di benessere, ma anche al fatto, noi diciamo scherzando con la corsa, che correre fa bene, ma poi correre meglio fa meglio. Quindi è chiaro che l'attività fisica deve essere sempre fatta seguendo una serie di parametri che i professionisti possono dare. Ma dall'altro è che noi abbiamo finora come sport ipotizzato la tecnologia come un elemento legato alla prestazione e in realtà la tecnologia è un alleato proprio per fare engagement, per cercare non soltanto di attività di gaming con chi corre, chi cammina, chi fa altro sport, ma specialmente sulla capacità di fare anche poi relazioni, di poter, specie quando i parchi diventeranno dei parchi 3.0, poter fare attività fisica in maniera libera, ma in qualche modo gestita anche in questo modo. E l'altro grande alleato sono le città. La pandemia ha posto, lo dicevo l'altro ieri, una questione incredibile. Se ci avessero raccontato un anno fa, noi sportivi, che i telegiornali aprivano in una situazione, diciamo, paradossale come quella che è successa con la pandemia, lo dice uno che, insomma,
c'è passato per 2 mesi in maniera forte a marzo dello scorso anno, è che aprivamo i telegiornali leggendo e sentendo che uno dei temi importanti era quello di capire dove si potesse correre, dove si potesse camminare, dove si potesse fare sport, avremmo pensato che erano pazzi. Invece la sensazione che è nata da questa disgrazia, da questa tragedia, è che lo sport è essenziale. Lo è sotto vari punti di vista, lo è perché, come se l'ho detto prima, fa parte della medicina dei sani, è un modo di prevenzione ma anche di risparmio sul servizio sanitario nazionale in maniera molto forte, lo diciamo come un mantra, un euro è speso, investito nel settore sanitario, per lo sport sono 3 euro circa risparmiati sul servizio sanitario nazionale. Lo sport è PIL, come ha detto prima Valerio, e quindi produce ricchezza. Lo sport è specialmente FIL, dico io, quindi è felicità interna lorda rispetto al prodotto interno lordo. È un attivatore di benessere, e le città che in questo momento i cittadini, dagli studi che abbiamo fatto, cercano non l'hardware, non cercano più il grande elemento o la grande struttura, ma cercano i servizi. E la cosa incredibile, bellissima, che sta accadendo è che nei servizi che chiedono è proprio in qualche modo la possibilità di fare sport, di star bene, di utilizzare gli spazi pubblici. E pensate, rispetto a quello che noi siamo abituati a vedere, quindi grandi investimenti spesso errati in Italia per le cattedrali del deserto, che hanno avuto poi difficoltà gestionali e difficoltà di utilizzo, pensate invece quanto un riarredo urbano, un riassetto urbano delle città da sportivizzare rispetto a piazze, parchi, lungomari, spiagge, insomma quanto questo può rendere le città da un lato più vivibili ma anche certamente più sicure. Un parco vissuto dallo sport è un parco più sicuro, quindi la possibilità sotto questo aspetto di poter ulteriormente agire sul tessuto anche cittadino nella maniera migliore e più opportuna. L'attività che secondo me, ed è questa la grande linea, mi appresto a chiudere l'intervento e mi scuso se mi sono magari un po' prolungato, che si vede dal progetto europeo che voi state portando avanti, è proprio questa piena consapevolezza del fatto che lo sport sta andando verso questa direzione, uno sport destrutturato. Lo dice chi sostanzialmente si occupa poi di federazione, quindi che fa della strutturazione dello sport un proprio mantra. Lo sport sta andando verso un'altra direzione. Quando noi abbiamo fatto uno studio per vedere qual era la parola d'ordine di chi corre, in realtà la parola d'ordine è stata libertà, e tendono a correre per vincere contro se stessi, non contro gli altri. Poco importa se uno in una maratona arriva 1200esimo o 1326esimo, l'importante è che finisce, l'importante è che vince con se stesso. Ecco, credo che sotto questo aspetto la bontà del progetto SERCI, credo sia come federazione, sia come Maratona di Roma, insomma, ci mettiamo a disposizione di poter svolgere attività in sinergia e in prospettiva, è proprio questa. Avete individuato molto bene questo, avete individuato un altro punto, e questo è chiudo con questo ulteriore spunto, e cioè che nello studio che stiamo facendo in realtà sta avvenendo sempre più studi, che non è più come qualche mese fa, qualche tempo fa, in cui l'attività nei parchi o l'attività aperta nella città era la parte per anziani, insomma, per chi tende a ripristinare la propria attività. È un'attività che viene svolta moltissimo dai giovani, quindi c'è questo recupero attraverso i giovani, e anche sotto questo aspetto un'attività che attraverso lo sport diventa proprio culturale. Lo sport è la terza agenzia italiana dal punto di vista dell'educazione, famiglia, scuola e sport, e quindi sotto questo aspetto credo che l'individuazione che voi avete avuto di crescita da un lato del progetto ma dall'altro dell'attività rivolta anche ai giovani, quindi in maniera nuova rispetto a quello che è un po' l'indicatore medio, l'immaginario collettivo, in questo caso errato, che chi fa lo sport in città o all'aperto è sostanzialmente chi è più, diciamo, con una certa età. E la cosa, e chiudo, è che l'altro indicatore interessante è che gli italiani intervistati ci dicono che sostanzialmente questa situazione che nasce dalla pandemia dello sport da fare all'aria aperta è una condizione che rimarrà anche successivamente, quando speriamo presto finirà questa situazione. La gente ormai ha imparato
una mentalità, un meccanismo nuovo di benessere, di fare sport, che manterrà anche nel momento in cui sarà tutto normale. Quindi da parte mia, nel mio piccolo, e da parte insomma dell'ente che rappresenta la fondazione, un sincero in bocca al lupo, ma anche in complimenti per aver individuato un progetto veramente innovativo, e considerateci a disposizione per quello che potranno essere sinergie da prospettare in futuro. Chiedo scusa per la maleducazione se scappo, ma è veramente una giornata un pochettino complicata, quindi buon lavoro a tutti e grazie, mi scuso ancora con i colleghi relatori per non poterli aspettare e ascoltare. Buonasera. Ma io credo che ci siano una serie di temi su cui poter discutere. Carina di cominciare perché la riqualificazione ambientale è di fatto la riqualificazione delle città, è di fatto un tema molto caldo in questo periodo, da adattare per lo sport non soltanto dei giovani ma anche delle varie fasce d'età, quindi a disposizione un po' di tutte le persone che avessero intenzione di praticare. Donatello? Sì? Credo che non si sia sentito bene. Non so se Caterina... Io non ho sentito, ero saltato l'audio. Ok, spero che adesso invece si senta... Sì, esatto. Adesso sì, okay. Sì, adesso è ripreso. Problemi di connessione. No, ti chiedevo, insomma, la riqualificazione dei tanti spazi per lo sport, adattati quindi non solo alle esigenze dei più giovani, ma un po' a tutte le fasce anagrafiche delle persone, è stato un tema particolarmente caldo, soprattutto da un anno a questa parte, quindi a che punto è questo tema, questo riadattamento di tanti spazi per permettere all'interno delle città la pratica sportiva. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie mille a tutti i partecipanti per il tempo e l'attenzione che ci stanno dedicando. Ringrazio ovviamente per essere stata invitata a questo progetto decisamente molto, molto interessante, come ha sottolineato il dottor Pagliara, in linea con quelli che sono i fabbisogni attuali. Il mio punto di vista è un punto di vista legato al tema della sostenibilità, quindi la mia chiave di lettura è proprio orientata alla ricerca di un equilibrio da un punto di vista economico, sociale, ambientale per quanto riguarda le attività e gli interventi. È chiaro che noi ci troviamo in un momento storico di cambio di paradigma, quindi un momento molto impegnativo ma anche estremamente stimolante. Stiamo passando da un modello economico ad un altro, quindi stiamo cominciando a ripensare agli spazi, alle attività di produzione, alle attività sociali, secondo delle logiche differenti. È chiaro che in questo processo il ruolo delle città è fondamentale. Se pensiamo che le città occupano il 2% della crosta terrestre, ma ospitano in Europa il 75% della popolazione, a livello mondiale il 50% della popolazione. Le previsioni non sono rosee da questo punto di vista, perché si prevede che nel 2050 le città ospiteranno il 70% della popolazione globale. Quindi evidentemente questo utilizzo degli spazi comporta che vengano ripensati e rivisti. Stiamo assistendo ad un meraviglioso laboratorio a cielo aperto, dove le grandi città stanno mettendo in campo, con l'aiuto delle nuove tecnologie, dei processi di ripensamento degli spazi estremamente interessanti. Non che questo non fosse nella nostra tradizione, cioè una città come Londra, il 47% delle aree sono aree verdi, però sicuramente
ripensare per esempio agli spostamenti in una logica molto più legata all'utilizzo del nostro corpo piuttosto che non di un mezzo di trasporto meccanico, significa ragionare in termini urbanistici, ridisegnando degli spazi di socialità e di fruizione individuale nuovi. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che questi spazi debbano essere ripensati in una modalità intergenerazionale, in quanto questa standardizzazione, l'idea del parco con le persone anziane che leggono il giornale, ecco, siamo un attimino fuori, decontestualizzati rispetto a quello che succederà. Succederà che gli spazi all'aperto diverranno sicuramente oggetto di molti e differenti ragionamenti. Cito uno degli esempi che ho riportato nel mio contributo a questo progetto. Ad esempio, in molte città italiane si è creato questa attività del pedibus. Il pedibus è una modalità per accompagnare i bambini a scuola con le stesse logiche di un autobus, cioè ci sono delle fermate e ci sono dei volontari che accompagnano i bambini passando di casa in casa, raccogliendoli e portandoli a scuola. È una modalità molto semplice, se uno ci pensa, quasi banale, però è un'occasione di educazione per i bambini al movimento, alla socialità, ma anche alla conoscenza del loro territorio. Ecco, credo che un altro dei passaggi fondamentali sarà riconnettere soprattutto i ragazzi giovani ad una conoscenza dei loro spazi, degli spazi dove vivono e del loro territorio, e di ripensarli e ragionarli anche in termini di progettualità con la creazione di percorsi differenti. Penso per esempio a quello che è stato fatto con i parchi letterari che uniscono un po', no? Il camminare o il muoversi anche con uno spazio di conoscenza. Sto per esempio seguendo un progetto in Svizzera per la realizzazione di un sentiero, diciamo, all'interno del parco di una casa per anziani, che però è dotato di postazioni dove vengono trattati degli argomenti di riflessione sul passare del tempo. Questo permette al residente della casa anziani, con i suoi familiari o con i nipoti che lo vanno a trovare, di fare una passeggiata, ma nel contempo di avere degli argomenti per chiacchierare e condividere anche il punto di vista, oltre che il piacere di un movimento fisico. Credo che anche la dimensione della socialità avrà un ruolo determinante nella creazione di questi spazi. Mi fermo qui per non sottrarre altro tempo, magari riprenderemo poi un secondo sicuramente altre considerazioni. Ci sarà grazie sicuramente Donatello. Grazie a te, ci sarà sicuramente spazio per un secondo giro di considerazioni sempre legate a questo tema. A Carmen da Malaga, intanto do il benvenuto e chiederei come si è vissuta questa situazione in Spagna, ovvero nazione dove tante società, tante organizzazioni sportive già normalmente svolgono attività all'aperto, c'è una burocrazia decisamente più leggera, tanti impianti sportivi all'aperto a disposizione di tutti, e quindi come questo riesce ad impattare meglio anche sulla pratica sportiva e sulla crescita del movimento. Pure su di quella mia scuola e partecipando. Anche mi scuso per l'italiano, a me adesso farò quello che posso, spero che mi capirei, non lo stesso parlare in diretto che qui davanti allo schermo. Adesso verremo cosa posso fare. Sì, in nostra scuola il progetto è stato molto bene ricevuto per i professori e per i bambini. I professori, specialmente quelli sportivi, dello sport, perché quest'anno con tutte queste restrizioni dello Covid abbiamo molti problemi con le lezioni sportive di gruppo, no? Soprattutto quelli dove i bambini devono parteggiare le palle, no? E tutte queste cose, tutti questi sport in comune, dobbiamo fare molta attenzione a come organizzarlo. E per questo la possibilità di fare tutte queste app
e tutti questi esercizi, lezioni, via app, è molto buono, molto bene visto per i professori. Anche la possibilità di la formazione. Noi abbiamo cominciato, la nostra scuola non è molto grande, è piccola, ma abbiamo anche formazione professionale per l'educazione infantile, e così tutta questa formazione sportiva va benissimo per la formazione dei nostri allievi. Così potremo implementare tutto abbastanza bene. E poi abbiamo tanti progetti abitudini di vita salutari, educazione in salute, tutto questo. E il nostro lavoro è il primo interesse con questo progetto è integrare tutti, anche i progetti scientifici con quelli dei sportivi. Per esempio, per fare la conoscenza in tutta la scuola ai genitori, perché il liceo partecipava in questo progetto, abbiamo fatto un progetto di robotica, i ragazzi hanno disegnato un programmato i sensori per misurare la polluzione la polluzione per le macchine che lasciano ai bambini la scuola. Adesso vediamo la polluzione alle 8 e quarto, quando tutte le macchine riposano, lasciano i bambini nella scuola, e poi facciamo la stessa misura nel break time, no? La pausa. Abbiamo visto come è discesa la contaminazione se non passano le macchine. Allora loro hanno scritto un piccolo progetto, hanno mostrato i risultati ai genitori e hanno demandato di essere lasciati non sulla porta della scuola, ma perché la scuola è in una collina, non sopra la collina, ma quando la collina comincia, ha detto. È così che meno di macchine che salgono, meno di polluzione. E anche fare un po' di fanno un po' di sport, no, loro non vanno a morire per salire una collina, non è così tanto, così è un po' una forma un po' diversa da integrare tutti lo sport con la scienza, la robotica e tutto questo, no? Grazie. Giuliano Maresca, presidente della SB Basket Roma, allenatore di prima squadra e anche di settore giovanile. La Federazione Italiana Pallacanestro da poco ha adeguato protocolli che permettessero la ripresa dell'attività agonistica regolarmente in palestra, il che vuol dire che per un paio di mesi abbondanti, ovvero novembre e dicembre, c'è stata la possibilità di allenarsi solo all'aperto. Ci racconti un po' come è stata organizzata, riorganizzata, ripianificata l'attività agonistica di fronte alla necessità di poterlo fare solo al di fuori del parquet? Ringrazio. Mi sentite? Sì. Ringrazio il presidente Flaminio Galli e tutta la IUL per l'invito. Diciamo che sia per l'attività sportiva che per la riqualificazione degli spazi aperti, diciamo, noi nel nostro piccolo come Basket Roma cerchiamo di fare la nostra parte. Siamo sicuramente tra le poche società che sono riuscite a svolgere attività anche in questa situazione di lockdown, perché avevamo a disposizione degli spazi all'aperto, però il fatto di poter garantire attività ai nostri ragazzi e poter proseguire l'attività e quindi far contente tutte le nostre famiglie è comunque una cosa che ci riempie di orgoglio, perché ha dato un senso a tutta una serie di interventi strutturali e di riorganizzazione degli spazi che abbiamo fatto in questi primi 5 anni di attività.
Uno dei grossi motivi di orgoglio è stato sicuramente quello di aver dato in un momento così difficile la possibilità ai ragazzi di rimanere uniti, di fare del movimento e di dare la possibilità a loro di proseguire nel percorso di crescita seguendo una parte importante della loro crescita, che insieme alla scuola è assolutamente uno sport. Noi siamo partiti 5 anni fa usufruendo di alcuni spazi all'aperto che sicuramente non avevano la funzionalità che hanno oggi. Quindi siamo partiti con una ristrutturazione dei nostri 2 campi all'aperto, rifacendo completamente il fondo dei campi e rendendoli quindi utilizzabili da uno o più gruppi, e rifacendo completamente tutta la rampa di accesso per le macchine al nostro centro sportivo. Cito la rampa di accesso per le macchine al centro sportivo perché è stato proprio uno dei punti di forza, uno spazio importantissimo che ci ha permesso la continuazione dell'attività sportiva in questo momento difficile. Perché dovendo far fronte al problema del freddo, della luce del sole, eccetera, eccetera, non ci bastavano sicuramente come punti di riferimento i campi da basket all'aperto, ma abbiamo deciso di sfruttare proprio il viale di accesso al centro sportivo come spazio vero e proprio in cui potessimo sviluppare tutta una parte fisico-atletica per i nostri ragazzi. Quindi diciamo che la nostra riorganizzazione ci ha dato la possibilità, anche se concentrando tutto il lavoro nelle poche ore di luce, ossia dalle 3 alle 6, diciamo, di far lavorare anche due o tre gruppi contemporaneamente. Quindi siamo orgogliosi di aver contribuito sicuramente al crescita dei nostri ragazzi, che da un nostro punto di vista, dal punto di vista sportivo e dell'educazione allo sport, non si sono mai fermati, ma aver contribuito anche alla riqualificazione ambientale di uno spazio che è completamente pubblico. Quindi diciamo che tutte le modifiche che abbiamo fatto sono comunque a vantaggio della comunità, del nostro municipio e del nostro quartiere. Grazie. Torneremo poi un po' più nello specifico anche per quel che riguarda la composizione dello staff e lo svolgimento dell'attività. Buonasera a Mario Carletti. Mario, chiaramente è difficile non partire dall'accostamento tra i rischi legati all'inattività, ad un'attività prolungata, soprattutto in una fascia giovanile già toccata per tanti mesi dalla didattica a distanza, rispetto invece ai benefici non solo fisici ma anche psicologici di aver potuto svolgere attività e di aver potuto riprendere. Ritornasse a fare sport in maniera quasi regolare. Meglio del mio spagnolo, e grazie per avermi coinvolto in questo progetto. Chiedo scusa se sono mascherato così, ma sono in una zona non rossa ma protetta e devo tenere queste robe qua. L'attività motoria ormai è riconosciuta da anni come cardine, insieme alla dieta, del benessere delle popolazioni. Il discorso è relativamente semplice: non possiamo più permetterci, come società evolute, dei costi di sanità che sono già attualmente insostenibili.
e i costi di sanità sono esplosi soprattutto per le malattie croniche, quelle quindi che fanno costare parecchio sia dal punto di vista farmacologico che degli accertamenti ai sistemi sanitari nazionali. Come si fa a combattere queste malattie croniche nel modo più semplice e meno costoso del mondo, muovendosi e seguendo un'alimentazione, tra virgolette, corretta. C'è poi un terzo fattore che è non fumare. Il cardine quindi di tutti questi discorsi che stiamo facendo, secondo me, è che dobbiamo fare queste cose nell'interesse comune. Perché altrimenti non possiamo, come sistemi sociali evoluti, sostenere una sanità se non limitiamo i danni. Quindi non esiste più l'età per muoversi, perché noi l'attività fisica ormai l'abbiamo definita come adattata, cioè siamo capaci di adattarla dal bambino di 4 anni all'anziano di 90. Quindi per tutti c'è il vestito idoneo per fare attività. Bisogna ovviamente farla in modo corretto e quindi ben venga un'informazione sanitaria a 360 gradi, perlomeno per aiutare le persone a non farsi del danno. È evidente quindi che una situazione come questa, il lockdown, scatena una serie di problemi che dovrebbero essere affrontati con un minimo di lungimiranza e di prospettività. È chiaro anche che è molto difficile fare delle scelte in questo momento, quindi non mi sento minimamente di contestare nessuno, ma non esiste uno stop da un'attività, esiste la capacità di variare la propria attività in base allo stop che si ha. Esattamente come un professionista, se si frattura una mano, non sta fermo perché la mano è fratturata, ma va in cyclette 4 ore al giorno o fa gli addominali, anche i ragazzi che rimangono a casa dovrebbero fare un'attività. È ovvio che se fossero sostenuti da progetti, programmi e dall'utilizzo di questa grandissima potenzialità che hanno ormai i sistemi di comunicazione, potrebbero anche mantenere un minimo di base di allenamento. Tutto più difficile, tutto più complicato perché manca ad esempio la socialità, che è la cosa fondamentale che ci dà lo sport, ma sono cose fattibili, basta che ci si pensi e soprattutto si abbiano le basi e le conoscenze per poterli proporre. Riparto da te perché Pagliara prima ha introdotto un paio di temi sicuramente rilevanti. Il primo è di carattere anche un po' economico, il classico concetto che un euro investito nello sport adesso ne porta a risparmiare 4 nazionale fra qualche tempo. E poi se non c'è un impatto anche su una modifica, su un'innovazione della didattica, dell'insegnamento di tante materie sia nel sistema scolastico che anche in quello universitario, in termini di orientamento alle discipline nei confronti di tanti giovani che si avvicinano allo sport anche da un punto di vista lavorativo e non soltanto della pratica agonistica. Assolutamente sì. Aggiungo due cose. L'impatto economico dell'attività fisica sui costi sociali è enorme, come è enorme l'impatto economico favorevole delle vaccinazioni nella nostra attività sociale. Ma la gente però non è educata, cioè noi non abbiamo trasmesso abbastanza contenuti scientifici ai ragazzi per metterli in condizione di fare poi delle scelte che siano delle scelte corrette. Ritengo quindi che la didattica da questo punto di vista abbia una prateria, perché il poter introdurre una specie di educazione civica sanitaria nelle scuole sarebbe utilissimo, ma con tanti, tanti argomenti. Io vedo quotidianamente decine e decine di teenager e non crediate che le conoscenze sanitarie o mediche siano cresciute di tanto. Ci sono ancora delle falle mostruose che hanno delle ricadute nei costi sociali notevolissime.
potremmo investire qualcosa in più in progetti e programmi come questi, nei quali mettiamo in condizione i ragazzi, ma anche chi insegna ai ragazzi, di avere delle conoscenze facilmente trasmettibili e che portano a risparmi incredibili, notevoli. Credo che sia l'unico passaggio, perché altrimenti le spese non faranno che aumentare. Caterina, torno più o meno sullo stesso argomento, declinato però sotto la prospettiva di professioni diverse, ovvero la riqualificazione degli ambienti presuppone anche l'acquisizione di nuove competenze da parte dei manager. Marketing territoriale, argomento tornato di moda negli ultimi tempi, ma mai abbastanza approfondito, quindi come opportunità anche di nuove entrate economiche a favore delle società, delle organizzazioni che dovessero destinare delle risorse a questo tema. Assolutamente sì. Mentre ascoltavo l'intervento che mi ha preceduto, stavo pensando alle motivazioni che possono attrarre al movimento, no? Quindi d'accordissimo sul fatto che ci voglia un'educazione, questo è importantissimo, però probabilmente bisognerebbe ripensare anche alla dimensione sportiva. Io sono cresciuta, con grande gioia, devo dire, in un vissuto sportivo legato all'agonismo, ma mi domando se con queste nuove generazioni in realtà non sia maggiormente da mettere in gioco l'aspetto ludico, altamente favorito anche dalla tecnologia. Quindi probabilmente bisogna andare a ripensare anche una serie di argomentazioni, di motivazioni e di valori. Le opportunità che ci sono e che vengono offerte alle società sportive, secondo me, in questo momento sono interessantissime perché si aprono nuovi campi e nuovi settori. Penso per esempio al fatto che nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese, moltissime aziende stanno realizzando dei progetti di welfare aziendale che comportano anche un'attenzione al benessere dei propri collaboratori. Quindi penso ad aziende che stanno non solo attrezzando palestre interne, ma addirittura percorsi esterni che possono essere fruiti durante l'intervallo o durante le pause lavorative. Ma penso anche a veri e propri progetti di educazione sanitaria attraverso l'organizzazione di giornate della salute o di gruppi di collaboratori che partecipano ad eventi sportivi. Penso per esempio alle maratone, proprio con la finalità di ottenere dei risultati con il proprio gruppo. Addirittura c'è una nota azienda farmaceutica che ha realizzato un progetto di gara interna tra i vari uffici e le varie filiali per vedere quale fosse l'ufficio, l'unità che camminava di più durante l'anno. E quindi ha messo anche a disposizione ha invitato i collaboratori ad utilizzare delle app e pare che si sia scatenata veramente una sorta di gara. Attualmente mi pare che ci sia un testa a testa tra la filiale italiana e quella tedesca, non so chi avrà la meglio, però sono riusciti a trovare sicuramente un sistema molto interessante per stimolare la partecipazione e stimolare anche l'attività. Ecco, l'invito, secondo me, per non dilungarci troppo, è cercare veramente di vedere alle grandissime opportunità che i cambiamenti portati anche dalla recente pandemia ci costringeranno ad affrontare. Sicuramente il ruolo della scuola e dell'educazione saranno fondamentali perché rispetto alle nuove generazioni si possono, come dire, alimentare delle sensibilità proprio attraverso questi strumenti. Però penso che anche per le società sportive ci siano degli spazi di intervento che non sono solamente esclusivamente legati allo svolgimento dell'attività agonistica, ma possono anche entrare nella società a vario titolo con altri tipi di progettualità. Non so se ho risposto adeguatamente alla tua domanda, Donatello, che è talmente Perfettamente. vasto che, come dire, tendo un po' a perdermi. Perfettamente, la responsabilità la scarichiamo su Giuliano Maresca, perché è presidente di un'associazione sportiva che conta oltre 250 tesserati, che però è diventato un punto di riferimento umano e formativo, prima ancora che sportivo, per tutti i ragazzi e le famiglie che ne fanno parte, attraverso anche uno staff che
che è largamente composto da ragazzi che magari hanno smesso di giocare e hanno subito iniziato una nuova avventura, chi da allenatore, chi da preparatore fisico, con un grande impatto anche sulle famiglie, che vedono nel basket romano un luogo intanto di positiva formazione della propria personalità, a prescindere dal fatto che poi si possa diventare anche degli ottimi giocatori. Sì, esattamente, Donatello. Guarda, mi ricollego al discorso scuola, perché per noi, come per un individuo in generale, per noi la scuola è proprio il punto d'inizio di tutto il progetto. Noi abbiamo iniziato come società sportiva che fa settore giovanile da 5 anni, in realtà con l'altra associazione sportiva con cui facciamo mini basket, facciamo attività all'interno delle scuole da più di 15 anni. Siamo ormai in pianta stabile in due scuole elementari e medie e in due scuole per l'infanzia. Per noi, ti dicevo, è proprio l'inizio del progetto, perché alle scuole elementari, ma anche nelle scuole d'infanzia, noi iniziamo a conoscere i ragazzi, iniziamo a conoscere le famiglie, quindi iniziamo a conoscere in che contesto vivono questi ragazzi. Per noi staff del basket room è fondamentale cercare di capire da dove provengono i ragazzi, quali abitudini familiari hanno e che storia hanno alle loro spalle per una corretta educazione e per una corretta gestione. E ti dico anche che, parlando come diciamo prima, di investimenti economici, noi abbiamo proprio come priorità quella di tenere uno staff sempre molto allargato e più competente possibile, anche facendo degli investimenti economici ulteriori, perché vogliamo che i ragazzi, fin da quando sono piccoli, vengano seguiti in un certo modo dalla scuola al mini basket fino ad arrivare al settore giovanile, ma soprattutto che le famiglie vedano, come hai detto te, in noi un punto di riferimento per la crescita dell'individuo, quindi per la crescita dei figli. Mi ricollego a quello che diceva il dottor Carletti, anche dicendo questo, che il movimento e lo sport non hanno età a oggi. Io penso che l'importanza di abituare gli individui al movimento e allo sport fin da quando sono piccoli è una cosa fondamentale, perché se uno si abitua a fare movimento e a fare sport fin da quando ha 3 anni, 4 anni, non è costretto invece a iniziare il movimento e l'attività solo nel momento in cui iniziano i piccoli problemi fisici, solo all'insorgere di alcune patologie o malattie. E secondo me questa cosa qui è importantissima, perché un soggetto abituato a fare movimento fin da piccolo è sicuramente avvantaggiato, come dicevate tutti, nella prevenzione, nella gestione di alcuni problemi che probabilmente si presenteranno più in là con l'età. E per noi sicuramente, dicevo, la scuola d'infanzia e le elementari è il punto d'inizio del percorso, perché vogliamo gestire la crescita sia sportiva e sia dell'individuo, quindi dare la possibilità ai ragazzi che crescono con noi non solo ed esclusivamente di diventare degli atleti, ma anche di entrare in un sistema che gli permetterà poi di far parte della dirigenza, di far parte dello staff tecnico, di far parte dello staff sanitario, eccetera, eccetera, con un conseguente sicuramente risparmio economico per noi società sportiva,
è sicuramente più vantaggioso investire su dei giovani che su dei professionisti già affermati che sicuramente chiedono compensi molto più alti. Se però quei giovani che tu inserisci all'interno dello staff li hai visti crescere e sai che loro stessi sono cresciuti con te, quindi conoscono il sistema e conoscono il modo di lavorare, ecco che l'investimento iniziale che hai fatto all'inizio, quando parlavo di inserire più ragazzi possibili all'interno dello staff, te lo ritrovi poi alla fine. Senza dimenticare l'opportunità di una prima esperienza lavorativa che viene offerta ai ragazzi, potendolo fare in un ambiente già ampiamente conosciuto e quindi attenuando anche la difficoltà dell'inserimento poi nel mondo del lavoro. Chiuderei con Carmen per sapere qualcosa in più sui rapporti tra scuola e sport nel sistema scolastico spagnolo. E so di crediti formativi per una successiva iscrizione all'università che vengono assegnati in base ai risultati ottenuti dalle squadre nei campionati giovanili, oppure la possibilità anche di saltare delle ore di educazione fisica a scuola e poterle utilizzare per allenarsi poi nei propri club la mattina. Quindi questo come incide e perché, per esempio, la Spagna è presa spesso a modello come evoluzione proprio nella gestione di un'organizzazione sportiva. Devono seguire in tutti i corsi 2 ore di educazione fisica. Soltanto sono, devono, no, sì, e questa materia è obbligatoria, no? Tutti devono farla. Non è possibile che fanno un'altra cosa. Sì, c'è vicino al liceo, vicino alla scuola, c'è un centro sportivo professionale, possono andarci, ma questo non è frequente. No, non è frequente. Ci sono delle scuole per giovani molto buoni in sport, che sono professionali o che saranno professionali, e questi sono qualche centri sportivi, no, non sono sicura dove in Spagna, no? Ce ne sono qualcune, no? E i bambini vanno là, abitano là. Studiano e si preparano per una carriera sportiva. E me per andare all'università non sono sicura se c'è qualcosa che si fa lo sport, abbia un credito per entrare all'INEP, che è l'INEP è l'Istituto Nazionale dell'Educazione Fisica, no? Dove loro si preparano per diventare professionali, nemmeno insegnanti professionali. Dell'educazione fisica. E basta, per la musica sì ce l'abbiamo, per la musica sì ce l'abbiamo, i bambini che vanno alla scuola musicale sì hanno un baccillerato è l'ultima tappa prima di andare all'università. Ci hanno un baccillerato artistico e possono andare in scuola per qualche materia e in altre alla scuola musicale. Ma non abbiamo questo per lo sport, nel liceo normale, nel liceo normale. Perfetto, grazie anche a te. Direi che possiamo avviare alle conclusioni, saluti, quindi riepilogherei un ringraziamento al presidente della IUL, dottor Flaminio Galli, per i saluti introduttivi ai lavori, a Valerio Giangrande, project manager e responsabile del progetto SERCE, al dottor Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana Atletica Leggera, e ai nostri relatori che ci hanno tenuto in compagnia per questo interessante confronto sui tanti temi legati al mondo dello sport, ovvero Carmen Guerra da Malaga, la dottoressa Caterina Carletti, il dottor Mario Carletti e Giuliano Maresca, presidente dell'SD Basket Roma. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e arrivederci alle prossime tappe della sperimentazione del progetto europeo. Grazie a voi. Grazie a tutti. Ciao.
Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, arrivederci.